Io invito gli ascoltatori che utilizzano internet di andarsi a rendere conto di cosa stanno scrivendo i quotidiani in lingua inglese, soprattutto negli Stati Uniti, in questi giorni. Io invito soprattutto a utilizzare un servizio che è molto simpatico, si chiama news.google.com, cioè http://news.google.com, che è una rassegna stampa sui quotidiani inglesi. Perché voglio dire questo? Perché se voi andrete e fate una verifica, io ho fatto una verifica velocemente prima di partire e ho trovato degli articoli sui quotidiani che sono apparsi in Australia e in altre parti, che c'è una notizia interessante. In Italia ha avuto soltanto un piccolo trafiletto, in realtà troverete che i quotidiani in lingua inglese hanno fatto decine, se non centinaia di articoli su questo argomento. E cosa ha a che fare? Allora, sul che sappia io, solo un quotidiano, pochi quotidiani hanno dato questa notizia e con un trafiletto molto piccolo. Leggiamo cosa scrive La Repubblica, martedì 17 giugno 2003. Pedofilia, aperte virgolette, vescovi mafiosi, chiuse virgolette, polemica negli USA. L'ex governatore dell'Oklahoma, Frank Keating, voi cercate su news.google.com Frank Keating, accusa i vescovi di omertà ed è costretto a dimettersi da capo della commissione dei laici che vigila sulle diocesi alle prese con lo scandalo pedofilia. Dice Frank Keating, ex governatore dell'Oklahoma, aperte virgolette, agire come cosa nostra, nascondere e sopprimere, a mio avviso, è molto poco salutare, aveva detto Keating in un'intervista a Los Angeles Times, tanto prima o poi tutto verrà a galla, chiusi virgolette. Allora, noi abbiamo qui la dichiarazione di un ex governatore di uno stato degli Stati Uniti, appunto Frank Keating, e cercatelo Frank Keating appunto su internet, su newsgoogly.com, che dice che dà alla Chiesa Cattolica dei mafiosi e di Cosa Nostra. Benissimo, questo è un piccolo trafiletto che dice questo. Bene, io ho recuperato un articolo che è uscito appunto su un quotidiano australiano che si chiama www.veage.com.au e che parla appunto di queste cose e addirittura riporta la dichiarazione di Keating in cui usa il termine Cosa Nostra in italiano nella dichiarazione in inglese. E a cosa ha a che fare questo scandalo? Benissimo, questo Keating era stato incaricato di occuparsi degli scandali della chiesa, degli scandali di pedofilia all'interno della chiesa americana. E i quotidiani riportano un dato molto, molto importante. Tutti quanti hanno parlato appunto con grande pubblicità dell'iniziativa appunto della presunta tolleranza zero contro i pedofili. In realtà sappiamo che questo non è vero, che la Chiesa interessava a fare un'azione di immagine, un'azione che li mettesse a posto. E c'è un dato, dice, 61 delle 195 diocesi americane hanno rifiutato di produrre informazione richiesta circa i casi di pedofilia. Cioè su 195 diocesi americane, questo appunto è presa dalla stampa in lingua inglese, si dice che appunto 161 hanno rifiutato di fornire dati. Allora, sempre appunto Frank Keating, un ex governatore, ha dichiarato delle cose molto molto gravi e lui parla chiaramente nelle sue dichiarazioni parla di cose nascoste e soppresse. Lui dice chiaramente che le cose verranno prima o poi fuori, ma pensate che lui era una commissione laica che era incaricata di controllare, di verificare quello che stava succedendo nelle diocesi americane. I quotidiani in lingua inglese parlano addirittura dei vescovi come mafia, perché perseguono il codice di silenzio sui casi di pedofilia dei preti e non li puniscono. E ci sono appunto dichiarazioni in questo senso. Pensate che questa dichiarazione, che è fatta così in maniera pesante, è fatta da un ex governatore di uno stato degli Stati Uniti. E questo era stato incaricato di occuparsene di questo. Benissimo, Frank Keating ha dato le sue dimissioni al prelate di Roger Mahoney, che era del cardinale di Los Angeles. Proprio perché non c'era la collaborazione da parte della Chiesa Cattolica Americana nello scoprire il perché questo avveniva. E quello appunto che si voleva creare con questa commissione era quella di dare luce, di dimostrare che ci sarebbe stata
una pulizia pubblica. In realtà questa pulizia pubblica non c'è stata. E appunto Frank Keating, ex governatore dell'Oklahoma, dice chiaramente che siamo di fronte a casi mafiosi. Non mi risulta che il Frank Keating fosse o sia un pagano, che sia un ascoltatore di questa trasmissione, che ci conosca. Però pensate che abbiamo un uomo politico americano di un notevole peso, perché è un ex governatore, responsabile di una commissione laica che deve studiare il caso e che dice alla Chiesa Cattolica che hanno un comportamento mafioso. Nel suo c'è una dichiarazione appunto sullo Los Angeles Times che dice, fra virgolette, che si comporta in maniera similare a Cosa Nostra, e Frank Keating utilizza il termine Cosa Nostra in italiano nella sua dichiarazione. Bene, io ho qua appunto questo articolo e dice chiaramente che sono centinaia i casi e che nessuno ha fatto niente, che la cosa è stata coperta, nascosta, che non c'è stata nessuna trasparenza, che non c'è stata nessuna iniziativa, che anzi si è fatto di tutto per impedire che questo venisse scoperto. Benissimo, su Frank Keating esistono centinaia di articoli usciti su quotidiani in lingua inglese e su quotidiani americani. In Italia è uscito un trafiletto di poche righe, quello che vi ho letto, sulla Repubblica. Allora rendetevi conto di come siamo, in quale situazione si trova il caso di pedofilia. Sì, pronto? Ehi, ciao Francesco. Ciao. Marta. Senti, volevo chiederti una cosa. Mm. Io ho sentito una notizia, però non l'ho sentita tanto ben da poterne essere certa. Sì. Dove sta qualcuno, un prelato, un vescovo, qualcosa del genere, che ha messo sotto una persona con la macchina e dopo... Sì, 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 sì. Puoi tu spiegarlo un pochettino, perché sono curiosa di sapere bene. Ma ti leggo la notizia, ti leggo il trafiletto, così sei tranquilla. Grazie. Vale, ciao. Ciao. Allora, cos'è questo caso? Allora, è successo il vescovo di Phoenix, Thomas O'Brien. Prendo la notizia... Scusate, ma il microfono di Radiogramma 5 fa un po' le bizze, dal Corriere della Sera di martedì 17 giugno. USA, vescovo sotto accusa per incidente mortale, è coinvolto anche nell'inchiesta pedofilia. Il vescovo di Phoenix, Thomas O'Brien, coinvolto nello scandalo di preti pedofili americani, ma non per aver direttamente molestato minori, perché probabilmente li ha coperti. Appunto, parlavamo del caso prima di 61 diocesi americane che hanno dato i dati sulla pedofilia. È stato accusato di aver provocato un incidente d'auto mortale ed essere fuggito. Nella notte tra sabato e domenica un uomo è stato investito da due auto ed è morto. Nessuno dei due autisti si è fermato, ma dei testimoni hanno fornito alla polizia alcune lettere e cifre della targa di una delle due auto. Gli agenti sono risaliti alla macchina del vescovo, il cui paraurti anteriori è risultato ammaccato. O'Brien non è stato incriminato, ha ammesso che era nel quartiere dell'incidente al momento del dramma. Questa è la notizia in cui la nostra ascoltatrice si riferisce. Come vedete, sai, quando si passa a coprire casi di pedofilia, quando si parla appunto di queste cose, è una cosa incredibile. Ma la cosa più strana appunto è che questo vescovo di Phoenix, che appunto O'Brien, era già famoso alle cronache, non perché appunto questa è la storia dell'incidente, è l'incidente che avviene alle 17, riportato da Corriere della Sera, il 17 giugno del 2003. Ma il 3 giugno del 2003 di questo vescovo ne aveva parlato anche ancora il Corriere della Sera, un piccolo trafiletto. Stati Uniti, pedofilia, il vescovo di Phoenix accetta di cedere parte dei poteri. Thomas O'Brien, vescovo cattolico di Phoenix in Arizona, ha accettato di cedere alcuni dei propri poteri in un accordo inedito con la procura, che gli garantirà l'impunità nell'ambito di un'inchiesta sulla pedofilia, nella quale il prelato è accusato di aver coperto gli abusi dei sacerdoti. Come vedete, questo vescovo è diventato abbastanza famoso nel giro di poco tempo. Ma pensate cosa ha fatto questo vescovo. Questo vescovo ha collaborato, nel senso di dire: salvatemi, io ho coperto i preti pedofili, benissimo, cedo alcuni dei miei poteri perché voi potete indagare. E questo è un accordo che ha fatto con i magistrati americani. E questo appunto dimostra anche il coinvolgimento profondo dei vescovi e della Chiesa Cattolica in questo senso, anche perché ricordiamo appunto che c'è stato sempre il 17 giugno la dichiarazione dell'ex governatore dell'Oklahoma, Frank Keating, che accusa i vescovi di essere mafiosi e di avere stili di Cosa Nostra. E come noterete, questa è una notizia che avrebbe un peso notevolissimo, a cui dovrebbe essere data spazio, in cui si dovrebbe parlare, perché si parlano di moltissime delle cavolate che succedono negli Stati Uniti, e questa che riguarda decine di migliaia di bambini violentati, centinaia di casi di preti pedofili, per non dire migliaia,
viene silenziata e di fronte a un indipendente, di fronte a una persona di una certa autorevole, perché in fondo è un ex governatore, che dichiara queste cose, nessuno ne parla. Ma stranamente, perché non se ne parla? In che periodo siamo? Ma siamo, stranamente, siamo nel periodo in cui in Italia si raccoglie l'8 per mille. Strana questa forma di autocensura dei giornali. Io mi chiederei perché una notizia così importante, in cui di fronte a una persona che politicamente gli va riconosciuto un certo profondità, un certo potere, una certa immagine, perché insomma un ex governatore di uno stato degli Stati Uniti non è certo uno da poco, e in cui è incaricato di una commissione laica di indagare sugli abusi di partiti pedofili, in una sua dichiarazione, io qua appunto ho un articolo solo che ho fatto tempo a stampare prima di venire in trasmissione, in cui si dice chiaramente che accusa la Chiesa Cattolica di comportarsi da Cosa Nostra. E noi chiediamoci perché queste notizie non ci vengano riportate, perché noi fatti del genere, personaggi come Keating non vengano citati, non vengano ricordati. Forse perché qualcuno, leggendo queste notizie, non firmerà per l'8 per mille. Io me lo chiedo a voi, cosa ne pensate di questa cosa? Cioè, nel senso che c'è da domandarsi il perché di questa forma di autocensura. Perché un fatto così importante, in cui esiste una commissione che doveva occuparsi, una commissione non contro la Chiesa Cattolica, ripetiamo, è una commissione creata da strutture cattoliche per dare un senso di trasparenza, denuncia e si dimette perché dice non li avete puniti e non volete collaborare con me. Benissimo, questa è una notizia che troverete solo su internet, grazie a internet, la troverete solo in inglese, troverete nessun accenno, a parte appunto questo trafitto della Repubblica e non so di quali altri quotidiani che parlano del fatto. Eppure è una notizia di una gravità enorme, ma conferma anche una cosa, conferma appunto che quello che ci viene raccontato delle iniziative contro la pedofilia all'interno del cattolicesimo, e ripetiamo che i casi di pedofilia sono moltissimi all'interno di tutte le religioni monoteistiche, hanno una dimensione enorme, hanno una dimensione gravissima. E di fronte a questi comportamenti così violenti contro gli individui, contro i singoli, contro i bimbi, c'è ancora chi in Europa fa delle crociate per imporre la visione giudaico-cristiana all'interno della Costituzione europea. Tutti quanti sono qui a richiamarsi, a insistere che deve essere inserita nella Costituzione europea il discorso delle radici giudaico-cristiane. Benissimo. Ma cosa significa inserire nella Costituzione europea le cosiddette radici giudaico-cristiane? Significa imporre sempre la violenza, significa ammettere una religione in cui la violenza per pedofilia è la regola. Ma io voglio fare anche un altro richiamo che dà una dimensione. Noi certe volte assistiamo a delle polemiche contro, giustamente polemiche contro il fondamentalismo islamico. Però quando il fondamentalismo appartiene o al cattolicesimo, al cristianesimo, all'ebraismo, non viene citato. E perché voglio dire questo? Perché è uscito sulla Repubblica un articoletto, la Repubblica di giovedì 12 giugno 2003, che parla, che c'è un titolo che dice che sembra che sia l'integralismo islamico. Dice: Parigi cede all'Islam, piscine solo per le donne. E dice: l'eco delle polemiche sul velo islamico non si è ancora spento e Le Figaro lancia il dibattito sulla separazione uomini e donne chiesta e ottenuta in alcune piscine comunali delle associazioni musulmane ed ebraiche. Ritorno a ripetere, aperte virgolette, la Repubblica dice: l'eco delle polemiche sul velo islamico non si è ancora spento e Il Figaro lancia il dibattito sulla separazione uomini e donne chiesta ed ottenuta in alcune piscine comunali dalle associazioni musulmane ed ebraiche. Benissimo, nessuno è insorto contro questa forma di discriminazione. Perché? Perché c'è chi sostiene che nella nostra Costituzione andrebbero inserite le nostre radici, le loro radici, forse se ne hanno, giudaico-cristiane. E allora, come vedete, quando noi diciamo che l'integralismo non è solo l'integralismo dell'Islam, ma l'integralismo appartiene ad ogni monoteismo, benissimo, questa notizia non ha avuto scandalo, non ha avuto pubblicità, non se ne è parlato, nessuno ha fatto polemiche, perché c'era coinvolta una dimensione religiosa che si vuole porre a fondamento della Costituzione europea. E qui dice la Repubblica che le associazioni musulmane ed ebraiche hanno chiesto nelle piscine comunali di Parigi la separazione uomini-donne. Rendetevi conto di cosa significa questo. E ora, cosa significa quando si vuole imporre, quando si vuole introdurre
Nella Costituzione europea un riferimento alle radici giudaico-cristiane. Si vuole introdurre il principio per cui si può imporre alle persone qualsiasi discriminante, si può imporre alle persone di doversi sottomesse a delle visioni assurde. Perché sinceramente c'è bisogno di separare nelle piscine pubbliche gli uomini e le donne? Perché? Perché gli individui non sono liberi. Gli individui nel monoteismo non sono mai liberi. Ma ricordiamo che la libertà è negata da ogni monoteismo. Esiste il monoteismo ebraico, cristiano, cattolico e musulmano. E non esiste un integralismo diverso. Perché ricordate che tutti quanti si fanno un Dio unico. Perciò quello che possono chiedere gli islamici, quello che è l'integralismo degli islamici, è lo stesso integralismo dei cattolici, dei cristiani e degli ebrei. E difatti ci parlano di guerre di religione, di guerre tra ebrei e musulmani, tra cristiani e musulmani. Poi quando si tratta di chiedere la separazione uomini e donne, a quello che dice la Repubblica, si trovano uniti i musulmani e gli ebrei. E questa è la dimostrazione di cosa porta il monoteismo, tutto il monoteismo. Perciò non venite a raccontare che il monoteismo che si è affermato in Occidente, che è il monoteismo cattolico e cristiano, è migliore degli altri. È un monoteismo che è stato contenuto, ma se noi lo lasciamo agire può provocare dei danni enormi. E pensate appunto cosa significa o cosa potrebbe significare se nella Costituzione dell'Europa fossero inserite le perverse e le malvagie accenni a delle presunte radici giudaico-cristiane. Perché appunto se noi avessimo nella nostra Costituzione Europea un simile richiamo, significa che faremo nostri, faremo propri, riconosceremo normale 2000 anni di sopraffazione e di imposizione. Però appunto proseguiamo nella nostra trasmissione appunto Magia, Stregoneria, Paganesimo. Abbiamo appunto fatto accenni a molte tematiche, proprio perché il paganesimo non si concentra soltanto su un aspetto, su un secondario, marginale, non si limita ad alcune cose, ma affronta la realtà nel suo complesso, nelle sue manifestazioni, nelle cose più diverse. E appunto il paganesimo, essendo un richiamo al politeismo, cioè a molteplici riferimenti, a molteplici spazi, a infinite cose, spazi in ogni campo, e deve affrontare la violenza, la sopraffazione del monoteismo in ogni campo. E il monoteismo purtroppo è una cosa che si cerca di imporsi, di realizzarsi in ogni singola cosa. Il monoteismo appunto non si realizza soltanto nell'affermazione di un principio o di un'idea religiosa, ma trova la sua applicazione, il suo modo di manifestarsi, il suo modo di agire in ogni realtà, in ogni aspetto. Il monoteismo entra nella vita spicciola, entra nei comportamenti quotidiani, entra nella mentalità del singolo, condiziona la qualità del pensiero, il modo di pensare, il modo di agire, il modo di vedere le cose. Il monoteismo non è soltanto legato a dei libri sacri che potremmo rifiutare, potremmo non leggere. Il monoteismo purtroppo dà dei metodi di comportamento, dei significati di riferimento, dei valori che non sono dei valori, ma che sono degli insegnamenti criminali. E il monoteismo è solo questo. Il monoteismo è solo violenza, sopraffazione, imposizione, negazione degli altri. E soprattutto il fatto che non pone nessuna utilità, nessun beneficio alla vita, ma impone sempre limitazioni a tutti i singoli, a ogni individuo. Non è un qualcosa che permette agli singoli, agli individui, ai popoli, alle comunità di avere un qualcosa di riferimento, di sostegno, un qualcosa che gli permetta di meglio entrare in contatto con la realtà, del meglio vivere, del meglio comprendere. In realtà è solo un peso, è soltanto un'imposizione, è soltanto una limitazione. Il monoteismo è la misura per eccellenza, è la catena sempre al collo, è la palla sempre al piede. E il monoteismo è solo questo. Il monoteismo ha sempre le paure, ha sempre i dubbi, ha sempre le tentazioni, ha sempre il bisogno di dire credete, abbiate fede. Non dice mai alle persone abbiate coraggio, non dice mai alle persone vivete, gioite, percepite. Dice sempre alle persone limitatevi, sacrificate, rinunciate. E il monoteismo proprio con questo suo principio così assurdo, così malefico, così nocivo per la vita, così oltraggioso per la vita, entra in ogni campo. Se voi osserverete con attenzione i comportamenti anche dei singoli, i comportamenti della società, delle culture, vi renderete conto quanto il monoteismo abbia agito, abbia intaccato, abbia corrotto, abbia rovinato, abbia deformato la natura umana, abbia deformato
la cultura dei popoli abbia annientato qualsiasi cosa. E la nostra capacità è proprio questa, di dire: noi abbiamo capito, noi abbiamo percepito, noi abbiamo visto le cose del monoteismo, noi ce ne cerchiamo di liberarci, noi cerchiamo di affermare la nostra realtà, la nostra esistenza. Ma noi non dobbiamo proporre un monoteismo che è uguale, il monoteismo solo cambiato di nome. Noi dobbiamo dire che esiste un modo di vivere che è totalmente diverso dagli altri. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao. 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 Sento? Sì. Bellissime queste parole qua, ti devo dire. Veramente belle. Potresti inciderle su una cassetta casomai? No, veramente, perché sono stato incantato proprio a sentirle. Te dice a voce così, a braccio, insomma. Sì, sì, io parlo sempre a braccio, non sono abituato a leggere. No, sono stato veramente incantato, veramente. Adesso se devo leggere, se devo vedere, beh, è difficile, Nera luce di Vallauri, che se veramente, se fosse esistito a quei tempi, sarebbe già auto da fe, insomma. Sì. Beh, difatti l'hanno cacciato via dall'università cattolica proprio per quello, insomma. Sì, esatto. Mm. Sì. Cacciato veramente come un cane, proprio. Cioè, veramente ho letto l'articolo sul paginone, poi ho comprato il libro proprio appunto per quello. Sì, ma tieni conto che poi i cattolici arrivano al punto di dire che si sentono offesi da qualcuno che racconta la propria esistenza e la propria cultura. E questa è l'ipocrisia, no? L'ipocrisia nascosta e palese, perché naturalmente bisogna che tutti sappiano, anche quelli che non si sentono in colpa e quelli che si sentono in colpa, che tutti in ultima analisi si sentono in colpa, no? Cioè, sì. Ma guarda, in fondo ha ragione, perché in fondo sì, sono brave persone che fanno del bene. non fanno nessun bene, assolutamente. Assolutamente, se guarda, cioè, sono, intanto metti la parola A in principio come lettera. Sì. Cioè, la parola I, ipocrisia, insomma. Mm-hmm. Ipocrisia è una veramente gigante, sono in cima alla piramide, insomma, come ipocrisia, insomma. Come la menzogna è la loro base. La menzogna, l'ipocrisia, cioè, sono sempre lì che suggeriscono, no, nell'orecchio degli altri. Guarda che quello, guarda che questo, guarda che qua ho ragione io, altro ha torto, state attenti a non farvi invischiare in certe. Poi ci sono i preti su per le televisioni, sul primo, terzo canale, ci sono più trasmissioni di preti che ormai non sai più dove girare, ma veramente. Per fortuna abbiamo ancora delle letture che si può scegliere, ancora delle letture. Sì, ho comprato Ipazia di Alessandria, sì. Ti hanno detto, no? Sì, ma quello hai preso di passo, Ipazia? Ipazia di Alessandria. Sì, no, ma la matematica. Sì, no, ma che libro hai preso sui pazzi? Perché ce ne sono un paio in giro. Sì, dunque, un attimo che guardo. È quello della Bompiani che parla. No, c'è una faccia di una dea, penso. Una strana voce, una strana editrice, un attimo, guardo. Sì, guardo, no, ma che. Sì. Perché sui pazzi è un personaggio molto importante. Pensate che è stata proprio fatta a pezzi dai cristiani, non perché avesse stato chissà che, ma soltanto perché era una donna, e soltanto appunto proprio perché aveva una capacità intellettuale enorme, e perché non voleva rassegnarsi a essere sottomessa a un folle dio criminale come il dio dei cristiani. Benissimo, i cristiani sono incapaci di affrontare la sua intelligenza, la sua bellezza, non ha fatto che di meglio che di farla a pezzi, cioè l'hanno tagliata a pezzettini con le conchiglie. È pronto? Sì, sì, sei in linea. È di Gemma Beretta, l'scrittrice, Editori Riuniti. Ma è uscito da quanto?
Da pochissimo, perché dunque l'ordinato, dunque, gli studi 70 filosofia e scienze umane, Gemma Beretta, Ipazio d'Alessandria. Ma grazie per la segnalazione, perché non l'avevo visto, perciò vedo di recuperarlo. Prima edizione, la prima edizione è settembre 93. Mi è sfuggito sto libro qua. Come? Mi è sfuggito questo libro, sì, qua delle, sì, proprio perché se no ne ho parecchi su. No, prima edizione settembre 93. Ma bisogna vedere quale editrice l'ha fatta, perché poi la copyright dei Editori Riuniti, comunque. Sì, ma poi gli Editori Riuniti hanno avuto anche grossi problemi editoriali e perciò non hanno avuto sì. Erano collegati con un partito, hanno avuto problemi editoriali, perciò alcuni libri non hanno avuto una grande diffusione, insomma. Comunque sono curioso di questo libro. Poi parlavi prima di Elio Gabalo, no? Sì. Mi sembra. Due libri su Elio Gabalo, cioè quello su Antonin Artaud, sì, quello della Delphi, sì, Antonin Artaud, e quello di quello dello scrittore del tempo, proprio non so come si chiama. Ma anch'io quello di Artaud c'ho su, anch'io quello di Antonin Artaud sul punto Elio Gabalo. Sì. Solo che sai, ci sarebbero migliaia di argomenti che uno deve affrontare, infatti. Sì, comunque è straordinario Artaud, sì. Come scrive, come i dettagli dell'epoca, è veramente straordinario. Beh, sono dei grandi personaggi, logicamente, nelle loro grandezze, nelle loro piccolezze, ma sono grandi personaggi, insomma. Esatto. Comunque vedi i fasti, vedi, avevo 14 anni, in 4 anni, guarda cosa ho combinato. Sì. stava demolendo proprio la una cultura, proprio stava demolendo, cioè quei suoi, cioè era proprio a un certo punto di divento quasi fuori, però aveva anche idee, insomma. Sì, ma infatti aveva idee proprio progressiste, secondo me, perché leggendo bene, perché bisogna leggere, sì, con attenzione, una volta, ma bisogna leggere anche due volte, e poi ho un altro autore che del tempo, non so come si chiama adesso, non mi ricordo più, un libretto è piccolino, però non so che autore che è. Ma dovrò andare a leggere anche io qualcosa su Elio Gabalo, poi che visto che un ascoltatore mi ha chiesto qualcosa, dovrò un attimino sopperire a questa lacuna con maggiori informazioni. Comunque va bene, ti lascio. Grazie. Agli altri. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Sì, d'altronde esistono infinite cose che noi dovremmo comprendere, infinite cose che dovremmo sapere, e sappiamo che dovremmo conoscerle e faremo i nostri sforzi per comprenderle. L'importante è che una cosa sia chiara a tutti, che noi dobbiamo vivere, che ogni individuo è una stella e che ogni stella si deve realizzare e che ogni stella deve avere la sua lucentezza. Sì, pronto? Pronto, ciao, ascolta, sono un ascoltatore che sto ascoltando la radio. Sì? Io vorrei raccontarti qualcosa riguardo alla mia esperienza a proposito per il dare l'8 per mille ai preti. Sì? In due parole, allora, io di origine sono vicentino, mi sono trovato per vari motivi dover andare a Bologna. Sì? A Bologna non sapevo dove andare, non avevo punti d'appoggio. La famiglia mia è abbastanza religiosa, per cui io mi sono appoggiato a un'associazione di preti. Io sono andato là, a un certo punto mi hanno ospitato, poi sai come vanno queste cose, piano piano ti indottrinano, no? Sì. A un certo punto mi sono accorto che loro a livello umano facevano delle cose abbastanza buone, facevano, però c'era anche il contrario da dire, no? Allora, ti spiego, non faccio nomi, però comunque si può capire da quello che dico, qualcuno magari saprà, capirà, no? Allora, queste persone, queste associazioni hanno delle case famiglie che tra l'altro lo Stato gli dà dei soldi, hanno comunque, raccolgono le prostitute per la strada, le tengono nascoste per comunque per il racket, poi a un certo punto le fanno anche lavorare, no? Per il mantenimento. Sì. Con la scusa di dire
vi facciamo vedere un sistema di vita diverso, però comunque le tengono sempre segregate lì. Quando io ero lì e lavoravo, a un certo punto mi pagavo il mio vitto, eccetera, vedevo alcune cose e alcune violenze, anche perché comunque qualcuna, essendo anche giovane, voleva vedere cosa c'era al di fuori di quella struttura, no? E allora io dico, se tu vuoi presentare una vita diversa a queste persone, fagli vedere effettivamente le opportunità che la vita da noi può offrire. Sì. Questo non veniva dato, anzi venivano proprio, addirittura le ho viste che qualcuno è stata anche picchiata perché voleva scappare, proprio perché comunque non accettava più queste cose. Perché loro, con questa scusa, comunque, pur avendo dei soldi dallo Stato, a un certo punto li facevano pur lavorare, e quei soldi lì dove andavano a finire? Cioè, io ti dico, io lavoravo, davo dei soldi per il mio mantenimento, poi a un certo punto arrivavo a casa alla sera, sai, quelle famose barzellette tipo la provvidenza che arriva e tutte queste cose, io mi sono trovato più di qualche volta a mangiare il pane secco di 4 giorni e dovevo lavorare. Sì. A un certo punto, quando io ho visto queste cose e ste ragazze, porca miseria, a un certo punto venivano da me e dai una e dai due e dai tre e vedevo la situazione com'era, io non volevo farmi coinvolgere, però vivendo lì mi sono fatto portavoce. Quando mi sono fatto portavoce dicendo le cose com'erano e facendo effettivamente capire che io non facevo parte, non ne volevo sapere la loro dottrina, a un certo punto mi hanno messo di casa. Io mi sono trovato di punto in bianco a dover essere a Bologna, a dover andare a vivere, non sapevo dove, e ho vissuto per 3 giorni in albergo a 150.000 lire alla notte, solo per dormire. Sì. La fortuna mi è stata vicino che a un certo punto ho trovato una sistemazione diversa. Tutto questo per dire, date pure i soldi ai preti, credete pure a quello che fanno vedere, però toccate con mano. Io, questa è la mia esperienza, questa è la mia esperienza. Quando io quest'anno ho fatto la denuncia dei redditi e mi hanno chiesto a chi volevo devolvere l'8 per 1000, io ho risposto a tutti fuorché i preti. Perché io sono talmente stomacato di quello che io ho visto, che è una cosa spaventosa. Io dico soltanto, chi ha qualche idea di questo genere, prima vada a vedere, tocchi con mano, non credete a quello che vi fanno vedere, perché davanti vi fanno vedere una bella cosa, dietro è tutta un'altra. Allora io credo che, come si può dire, la coerenza è nella persona che sa di essere se stessa, che sa di esistere e che sa che comunque ha un compito nella propria vita e vuol dare un senso alla propria vita. Non credo a quello che ti impongono i preti o qualsiasi religione. Sono d'accordo con te. Perché le forme più grandi di incoerenza io le ho trovate in questi campi. Scusa, sono arrabbiato perché sto pensando a quello che ho vissuto, capito? Sì. Quindi in questi casi faccio anche fatica a parlare. Beh, ti va riconosciuto il coraggio che ne parli? Ti va riconosciuto questo coraggio, questa forza che hai? Certo, io credo che comunque se qualcuno sa, se qualcuno avrà capito di chi sto parlando, anche perché è un'associazione abbastanza grande, ha le radici in diverse parti del mondo. In Africa in particolare, in Argentina e in Russia. E quindi si occupa addirittura anche di persone che hanno veramente dei problemi a livello di alcolismo, a livello di handicappati, a livello di droga. Sì. Quindi puoi immaginarti quanti soldi vengono dati a queste persone e sono lì che piangono sempre il morto. È vero. Va bene.
Okay, ti ringrazio. Ti faccio gli auguri. No, 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 hai fatto benissimo, cioè, anche perché appunto se, si sentiva proprio la tua emozione e il tuo dolore dentro con cui le hai dette, cioè che per te hanno rappresentato un'esperienza non certo facile, ma molto dolorosa, insomma. Perciò è importante che chi ha vissuto purtroppo sulla sua pelle queste cose possa anche dirle e le possa anche dire, testimoniare. Un ultimo aneddoto. Quando io mi sono trovato buttato fuori casa... Sì. Io, perché c'erano delle persone anche ex prostitute e così, io non avevo soldi miei, i soldi che prendevo li davo, sì. con l'accordo che comunque quando io me ne sarei andato li avrei ricevuti indietro, no? Sì. Ecco, quando a un certo punto mi sono trovato da dover andare via, io ho detto ok, facciamo i conti, datemi quello che tenete i soldi che dovete tenere e poi dopo e ci salutiamo così, no? Beh, io per avere i soldi io ho dovuto minacciare di andare alla Repubblica e al resto del Carlino e a mettere tutto in piazza. Da quel momento lì, nel giro di 2 ore, io ho avuto tutto. Altrimenti, col cavolo. Tutto qua, eh? Grazie. Scusate. No, auguri. Mi sono anche sfogato. No, hai fatto anche bene. Perfetto. Ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, difatti questa testimonianza di questo ascoltatore vissuto sulla sua pelle, si sentiva le emozioni di quando parlava, ma si sentiva soprattutto la rabbia dentro di quello che aveva vissuto, di quello che aveva sofferto. Io vorrei aggiungere un appunto, visto che lui parlava, state attenti all'8 per mille, alla destinazione dell'8 per mille, quello che appunto noi sappiamo marginalmente. E voglio ricordare un piccolo trafiletto, l'unico trafiletto che è uscito in lingua italiana, quando in realtà lo scandalo è grossissimo, della Repubblica di martedì 17 giugno 2003, vescovi mafiosi, polemica negli USA, l'ex governatore dell'Oklahoma, Frank Keating, accusa i vescovi di omertà ed è costretto a dimettersi da capo della commissione di laici che vigila sulle diocesi alle prese con lo scandalo pedofilia. Aperte virgolette, agire come cosa nostra, nascondere e sopprimere, a mio avviso, è molto poco salutare, aveva detto Keating in un'intervista allo Journal Times. Tanto, prima o poi, tutto verrà a galla. E queste sono le parole di un politico, non di un pagano, ma di un politico americano, che indagando sulla pedofilia ha detto questo. Ha detto che la Chiesa cattolica, come ogni monoteismo, agisce come cosa nostra. E pensate quanto grave questa affermazione, quanto significa che lo scandalo è profondo. E di questa notizia, di questa dichiarazione di un uomo che non è certo di secondo piano, ma che ha una certa importanza, che è un uomo famoso, un uomo politico, che è un governatore di uno Stato degli Stati Uniti, da noi non si sa niente. Si dedica molto spazio alle campagne promozionali al dell'8 per mille, ci si racconta di cose toccanti, di cose emozionanti, in realtà sappiamo che la cosa è ben diversa. Benissimo, questo ascoltatore ha testimoniato della sua esperienza, della sua vita, di quello che lui ha vissuto, di quello che lui ha sentito, di quello che lui ha subito. Pensate che il suo caso purtroppo non è unico e non è soltanto sul suo caso, è il caso di decine, di centinaia, di migliaia di persone. Lui ha avuto la forza, il coraggio di ribellarsi, ha avuto l'energia per poter chiamare questa trasmissione e per raccontare le cose che lui ha vissuto. E pensate che sicuramente qualche cattolico, qualche monoteista sarebbe pronto a insultarlo, a offenderlo, perché si sentirebbe offeso perché ha detto la verità del comportamento dei monoteisti. E allora io invito tutte le persone, tutti gli ascoltatori, che hanno la capacità di percepire la dimensione tragica di simili esperienze, di ricordarsi di migliaia di bambini, di decine di migliaia di bambini che i monoteisti hanno violentato e continuano a violentare, di non fermarsi alle immagini toccanti che vi fanno vedere. E ricordate che il monoteismo è solo violenza, è solo imposizione, è soltanto con la vostra ribellione, solo con la vostra capacità di dire: sono io che scelgo la mia esistenza, che scelgo la mia libertà, che scelgo cosa pensare, cosa vivere, cosa fare, potrete fermarli. Non pensate che i monoteisti li possano fermare gli altri. Anche voi, con la vostra esistenza, con la vostra singola scelta, con il vostro singolo comportamento, con il vostro coraggio di dire di no, di rifiutarsi, di non accettare più, di avere un piccolo gesto di coerenza, potrete fermare la violenza che il monoteismo ci vuole imporre. Io vi saluto perché ormai siamo in chiusura di trasmissione.
Vi ricordo che sono ancora in trasmissione dalle ore 19 alle ore 20. Vi ricordo che sabato 21 giugno c'è il solstizio d'estate e che si può appunto festeggiare a Jesolo. Chi vuole partecipare a d'estate mi chiami, adesso non rimango una decina di minuti nella sala radio, a 049 700 777. E così in privato ci mettiamo d'accordo per chi vuole partecipare al solstizio. Ciao a tutti.